Al centro della regione autonoma dell'Andalusia, Cordoba è un importante punto di riferimento per la cultura europea. Questa antica città, dichiarata sito di rilevanza mondiale, è il prodotto dell'incontro tra le diverse culture che l'hanno definita nel corso dei secoli. L'antica porta della città, che si ergeva lungo le mura, è stata sostituita da quella attuale, creata da Hernán Ruiz. Il quartiere storico di Cordoba è formato da una rete di stradine, vicoli, piazze e cortili bianchi che si diramano attorno alla cattedrale moschea, a testimoniare proprio l'importanza della città durante il Medioevo. La Meschita di Cordoba è uno splendido edificio risalente all'VIII secolo, il vero simbolo dei tanti cambiamenti religiosi che hanno interessato la città nel corso dei secoli. Oggi è una cattedrale romana, ma nei secoli è stata utilizzata come magazzino, tempio, persino come faro. Per un certo periodo fu anche la seconda moschea più grande del mondo. Oggi la meschita non è più una moschea, bensì la Cattedrale di Cordoba, ufficialmente la Cattedrale di Santa Maria Assunta, sebbene la sua architettura rimanga indubbiamente legata all'Islam e agli architetti che progettarono la moschea nell'VIII secolo. I portoni si fanno notare per l'armonia delle loro forme. Le porte sono un classico esempio del tipico tripartito di Cordoba, caratterizzato dalla porta con contrafforte e ricchi ornamenti architettonici. I fregi arricchiscono la parte superiore delle porte, con archi intrecciati sostenuti da piccole colonne di marmo. I motivi delle finestre esterne sono una ripetizione simmetrica di forme geometriche che si estendono all'infinito, moltiplicandosi, dividendosi e rotando l'una sull'altra. Una vera metafora dell'eternità. I tre cancelli principali decorati sono di ispirazione moresca, mentre il cancello ad est, ingrandito da Almanzar, è una semplice riproduzione dei precedenti cancelli. La porta Paloma o Colomba, in stile gotico, risale al XV secolo. La meschita di Cordoba è notevole anche per i suoi archi giganteschi e per l'impressionante foresta di colonne, oltre 1000 pilastri di diaspro, onice, marmo e granito. Le colonne si ergono sopra i capitelli con rami che si spingono verso l'alto per catturare la luce del sole. Per i fedeli musulmani, la perfetta simmetria tra porta e soffitto cresce in unisono verso l'infinito, in un vuoto mistico, rivelando la pura essenza della relazione individuale tra uomo e Dio. Il concio bianco e rosso degli archi enfatizza la sensazione di spazio che si ripete e si espande verso un orizzonte irraggiungibile. Secondo la tradizione, il mihrab doveva essere il punto più sontuosamente decorato dell'intera moschea, ciò proprio allo scopo di attrarre i fedeli musulmani. Il colore gemello, rosso e bianco, del concio che compone gli archi vicino all'entrata alla moschea, fu poi trasformato nei secoli successivi fino a comporre quest'arco sopra l'entrata del mihrab. Qui i colori originali sono stati rielaborati per dare vita ad una fantastica azione reciproca tra disegni sullo sfondo blu, rosso ed oro, creando una ripetizione simmetrica di motivi floreali che richiamano alla mente la lontana Damasco.
Dopo la riconquista di Córdoba nel 1236, la grande moschea fu trasformata in una chiesa cristiana, ma senza attuare immediate modifiche all'edificio stesso. Fu solo più di 200 anni dopo, nel 1523, che il vescovo Alonso Manrique ottenne il permesso da parte di Carlo V di costruire una cattedrale all'interno della moschea. Il gusto e la concezione del tempo erano cambiati nel corso di oltre 150 anni. Dall'architettura moresca si passò quindi a quella tardo-rinascimentale, fino a quella elaborata del barocco spagnolo, il cosiddetto stile churrigueresco. La cattedrale ospita oltre 50 cappelle, per la maggior parte in alcuni recessi nelle pareti. Il pezzo più prezioso del tesoro è un reliquiario gotico in argento del XVI secolo che appartiene ad Enrique Arfe, lungo 2,63 m e dal peso di oltre 200 kg. L'entrata al coro è un primo esempio del ricco connubio artistico che caratterizza la cattedrale. Gli archi in forma di croce romana sono gotici, mentre lo stile delle volte sopra la navata centrale e il transetto influenzato da Herrera. Il transetto è una combinazione di stili che vanno dal XVI al XVII secolo, ivi incluse influenze ispaniche e fiamminghe. Fu aggiunto quando venne costruita la cattedrale cattolica all'interno della moschea, proprio al centro del tempio islamico. Il coro ha una pianta quadrata ed è dominato da un alto frontespizio dove è posto il trono del prelato, sormontato dalla statua di San Raffaele, patrono della città di Córdoba. Nel 1328 il re Alfonso XI decretò la costruzione di un palazzo cristiano fortificato sui resti dei precedenti edifici romani ed arabi vicino alla moschea. La fortezza è a pianta quadrata, con torri ad ogni angolo. Gli interni sono circondati da una galleria che ospita numerosi tesori archeologici. L'Alcázar de los Reyes Cristianos, il castello dei re cristiani, è una storica fortezza posta lungo il fiume di Córdoba, il Guadalquivir. L'Alcázar fu eretto da Alfonso XI nel 1328. L'Alcázar moresco originale si trovava vicino alla meschita, dove oggi sorge il palazzo vescovile. L'Alcázar de los Reyes Cristianos è un edificio quadrangolare con delle possenti mura e tre torri. Il palazzo ospitò la Santa Inquisizione a partire dal 1482 fino al 1821, anno in cui questa fu abolita. Utilizzato come prigione fino al 1951, fu quindi restaurato per diventare un museo ed uno spazio pubblico per ospitare diversi eventi culturali. L'Alcázar è circondato da magnifici giardini chiamati il Paseo de los Reyes, dove si trovano le statue di tutti quei re che in qualche modo furono legati a questa fortezza.
I giardini occupano un'area di 55.000 metri quadrati. È piacevole passeggiare lungo i sentieri, ammirando l'enorme varietà di piante, palme, cipressi, alberi d'arancio e di limone, che dominano le belle fontane di pietra e i grandi stagni. L'acqua era originariamente trasportata qui dalla Sierra Morena con un apposito viadotto e la grande ruota idraulica di Albolafia, lungo il fiume Guadalquivir, aiutava a mantenere costante l'afflusso di acqua. I grandi stagni furono invece scavati nel corso del XIX secolo. Coloratissimi letti di fiori sono affiancati da alte siepi verdi. Il cortile Mudéjar è stato restaurato e i giardini sono tornati al loro antico splendore. Dietro la porta di ogni casa di Cordoba si trova una tipica terrazza, di grande importanza storica. Le terrazze di Cordoba riflettono la condizione climatica della città, sono parte essenziale della stessa casa ed offrono un'agognata tregua dalla calura estiva. Mura bianchissime, fontane, colonne e fiori aiutano a rinfrescare questo clima torrido. A Cordoba, come nella maggior parte delle altre città medievali, gli ebrei avevano la tendenza a vivere nei loro quartieri, lontani dal resto dei loro concittadini. Qui vediamo Maimonides, un grande filosofo ebreo spagnolo. Nell'undicesimo secolo, Cordoba era una delle più importanti capitali europee. Gente di diverse culture e religioni, ebrei, musulmani e cristiani, vivevano insieme pacificamente, in un'amalgama che favorì la nascita di importanti filosofi, scienziati ed artisti.